domandate, oggi sì. Ci potrebbe essere un confronto più ravvicinato con Salvini? Ma siamo qui per ascoltare, mi pare che ci sia una proposta di alcune organizzazioni per un servizio obbligatorio al paese dei giovani in età matura. Noi abbiamo da tempo proposto il servizio civile obbligatorio come atto di condivisione di un dovere nei confronti del paese e dello Stato, pensiamo che sarebbe un passaggio molto utile e ascolteremo le proposte. Il fatto che ci sia Matteo Salvini è democrazia. Abbiamo iniziato insieme nel Consiglio Comunale di Milano. Abbiamo idee molto diverse, ma in democrazia ci si confronta con idee molto diverse. Sul servizio civile magari ci può essere anche un accordo, mentre non c'è sul fatto questo ritorno, no, al fascismo. Lei cosa pensa? Io che ne penso? Io sono il primo firmatario di una legge per inasprire le pene sull'apologia di fascismo. Sono 5 anni che metto sull'avviso tutto il Parlamento che c'è una indifferenza pericolosa per il fatto che in una situazione sociale difficile, con problemi sociali reali, con problemi da risolvere come quelli dell'accoglienza degli immigrati o della criminalità, si lasci questo terreno di problemi irrisolti, dove evidentemente la politica non è arrivata con sufficienza, preda anche di ideologie del passato che hanno devastato il nostro continente e il nostro paese. E questo è pericoloso. È pericoloso perché in alcuni casi può armare le mani di qualche terrorista, non so se la sua mente sia labile o meno, ma che tenta l'omicidio di 6 immigrati, in altri casi in altre forme. Dunque il confronto delle idee, la diversità di opinioni sulla soluzione per esempio delle questioni dell'immigrazione è il cuore della democrazia. Il rischiare l'uso cinico delle parole troppo pesantemente, come fece Matteo Salvini quando parlò di pulizia nelle nostre periferie, può avere delle conseguenze pericolose. È evidente che io non penso che Matteo Salvini sia il mandante di qualsivoglia episodio penalmente rilevante, ma penso che si dovrebbe evitare di utilizzare parole pericolose in un tema così difficile, nel quale il governo nell'ultimo anno e mezzo ha dimostrato di essere in grado di mettere in campo soluzioni. Ricordo che dall'inizio dell'anno gli sbarchi in questo paese sono diminuiti del 40%, l'anno scorso quando le misure sono iniziate solo a luglio sono diminuite di oltre il 30%, quindi ci sono temi di cui occuparsi. Qualcuno in campagna elettorale racconta di avere la bacchetta magica e da un giorno all'altro rispedirà nei loro paesi di origine 500.000 clandestini, vorremmo sapere come si fa. Noi cerchiamo di applicare invece regole dimostrabili che hanno portato in questi mesi a miglioramento della situazione. Quello che certamente non si può fare è che di fronte a problemi reali si rischi con le parole di armare elementi più deboli o più facilmente influenzabili da ideologie di mondo.